Benvenuti a questo appuntamento con le lezioni di Forem Gym. Io sono Marco e oggi vi presenterò una bellissima lezione che sfrutta il sistema del piramidale. Niente di nuovo dal punto di vista della metodica, però per quanto riguarda sicuramente gli allenamenti che avrete già visto all'interno della nostra piattaforma è qualcosa di nuovo. Quindi partiamo da 5 giri di circuito. Il circuito è composto da 5 esercizi e il primo giro di circuito avrà gli esercizi che durano 60 secondi l'uno, il secondo giro 50, il terzo 40, il quarto i 30 secondi e l'ultimo, quindi il quinto giro, 30 secondi. Iniziamo col riscaldamento, aumentiamo un po' il volume della musica. Buon divertimento! Iniziamo con la mobilità di tutto il corpo, partiamo con l'arto inferiore, quindi trazione del ginocchio della gamba verso il busto, alternata, sfruttiamo lo stretching dinamico, ok, per questa tipologia di esercizio, per incrementare sia leggermente la pressione sanguigna che le frequenze, ma soprattutto la mobilità e un po' di allungamento muscolare. Cambio, andiamo dietro, uno e due, vedete, prendo la gamba, la caviglia e porto indietro. Ok, la respirazione, quando vado verso il basso con la mano inspiro, quando traziono espiro. Attivo anche il mio cardiofrequenzimetro così che possa vedere quante chilocalorie consumo all'interno di questo allenamento. Arto inferiore divaricato, andiamo su con le braccia, andiamo piano piano verso il basso, dobbiamo sbloccare sia l'arto inferiore che la parte, che la colonna, ok? Quindi colonna vertebrale andrà sbloccata. Inspiro, espiro quando scendo, inspiro, espiro quando salgo. Perfetto, andiamo a fare questo leggero esercizio a fondo laterale. Dobbiamo spostare la punta del piede leggermente verso l'esterno e facciamo dei piccolissimi affondi laterali, ok? Quindi direzioniamo il nostro affondo leggermente verso l'esterno. Olè, perfetto. Dobbiamo cercare con questi esercizi la massima mobilità, se toccato soprattutto dell'arto inferiore. Stop, andiamo a fare dei piccolissimi squat, quindi posizioniamo bene il corpo, scendo verso il basso e risalgo, aumento sempre di più l'espulsione. Vedete, scendo sempre più in basso, cercando di stare sempre dritti con la schiena, le ginocchia mi raccomando, non devono andare né tendere verso l'esterno né troppo verso l'interno. Questo qua è in base alla vostra anatomia. Quindi, vedete, scendo e porto in avanti le braccia per questioni di equilibrio e poi le riporto verso il lato. Bene, andiamo a riscaldare anche un po' l'arto superiore, sempre sfruttando la divaricata. Come? Vado in torsione e flessione verso il basso, portando invece la parte con la mano opposta verso l'alto, recupero e scendo, 1, 2, 3, 4, sia mobilità potrei dire tutto il corpo a questo punto, no? Quindi su, andiamo a aumentare l'espulsione di tutto l'arto superiore con una nuotata, se possiamo chiamarla così, se volete, andiamo con una nuotata al dorso. Utilizzando tutta la torsione, quindi il rollio del busto, andiamo a
compiere tutto il movimento rotatorio completo. E inverto il senso, ok? Come uno stile libero. Ok, facciamo un po' di plank per riscaldare tutto il core, quindi la corsetta addominale, gomiti a terra, anche le mani se volete avere una base maggiore. Mi metto così frontale, così mi vedete anche la telecamera laterale. Puntiamo i piedi e guardiamo verso le mani, ma non verso i piedi, ok? Né troppo in alto il gluteo né troppo in basso. Lo spanciamo, schiena dritta, respiriamo e trasformiamo il plank in una posizione di plank con le braccia distese. A questo punto appoggiamo un attimo le ginocchia e ripartiamo di nuovo dal plank con le braccia distese per fare un po' di mountain climber. Quindi conto 20, pronti via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bene. Stiamo iniziando un po' a incrementare anche le frequenze cardiache. In questi 5 minuti ho bruciato 30 kcal, l'intensità non è altissima. Respiro, respiro e faccio un secondo set di mountain climber. Quindi pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Perfetto. Allora, diamo il primo sorso d'acqua e vi spiegherò quali sono gli esercizi di questo circuito. Eccolo qua, fondamentale. Ricordo, circuito a 5 giri. Il primo giro sarà di un minuto. Da adesso in avanti 1 minuto e 30 e si parte. Primo esercizio, tra 1 minuto e 30 si parte, vedete qua il cronometro. Primo esercizio, squat isometrico. Stiamo sul posto nella maggiore escursione possibile per un minuto. Andiamo avanti. AOS, questo è un po' più difficile. Addominali fatti in stand up, quindi dritti. Massima distensione dei manubri in alto. Da qui, fletto verso il centro. Vado in una sorta di posizione di squat, guardo verso l'alto e rispingo i manubri su, 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 ok? Se non avete mai fatto, perfezionerete facendo l'esercizio. Prendete una pausa magari. Poi abbiamo distensione in manubri. Da terra, qua alziamo il bacino verso l'alto, ok? Su e portiamo i gomiti laterali e spingiamo verso l'alto. Gli slanci da sotto le ginocchia, porto su, vado giù e spingo verso l'alto in sequenza uno dopo l'altro. Rematore, porto in avanti il busto, ok, e traziono verso l'addome i manubri. 10 secondi, si parte con lo squat isometrico. Pronti? 7, 6, 5, 3, 2, buon allenamento, via! Per un minuto di fila si sta qua. Resisto. Vi faccio vedere in tutte le salse, davanti, indietro, laterale, sto seduto dietro col gluteo. Ok? Sempre schiena dritta, guarda in avanti. Ancora, dai! Per 35 secondi, non molliamo, vedrete che al fine di questo circuito sarete soddisfatti dal punto di vista della fatica muscolare, ok? Ancora 20 secondi, andiamo giù
qui. 10. Abbiamo 10 secondi di recupero tra un esercizio e l'altro. 5, 4, 3, 2, 1. Che ci serviranno per andare a prendere i manubri. Respira. Pronti? Braccio in alto. 3, 2, 1. Si parte. 1. Mi raccomando, più ripetizioni possibili in questo minuto. Scendo con il gomito al centro e spingo le braccia su su verso l'alto. Qua. Qua. Guarda sempre il manubrio che sta in alto. 1. Mi aiuto con la respirazione. Mi raccomando, scendo qua al centro. Guardo in alto andando in squat. Spingo. Quindi la torsione, inflessione del busto. Ancora 20 secondi, forza. Intensità. Sei, cinque, quattro, tre, due. Distensione con i manubri a terra, quindi servono sempre. Andiamo giù a terra, stacchiamo il gluteo, reclinati, pronti via. 1, 2, spingi, spingi, leggermente, vedete, sto qua sopra l'addome, dietro, i gomiti scendono fino a terra, gluteo sta in alto, spingi, forza, chiudi, le braccia, vedete, sono parallele, braccio, avambraccio, parallele. Ancora soli 30 secondi, anche se sono 5-5 questi manubri, dopo un po' iniziano a farsi sentire. Forza. No, mollo col bacino, stai su. Spingi. Forza, 15. Dovete sentire le scapole bene in appoggio sul terreno. 7, 6, 5. Dai, non cedo. 8. Prossimo esercizio, gli slanci, questo è il più difficile di tutti. Da sotto le ginocchia si parte, via, 1. Guardate quanto bel lavoro sull'arto inferiore, sull'arto superiore insieme con questi esercizi. Quando sto giù da qui, massima accelerazione, scendo, spingo. Girata, spinta, forza, ancora 37 secondi, questo logicamente è quello dove abbiamo più energia, ma è quello dove possiamo mettere meno intensità, perché dura tanto un minuto di esercizio, dai ancora 20 secondi, non è salito, forza. Anzi, non sono sceso. Fondamentale qua, scendere. 7. Dieci secondi, l'ultimo esercizio, rematore. Gomiti strettissimi. Pronti? Busto inclinato. 1, 2, 3, 4. Guardate. Forte, con i gomiti stretti. Scapole, vedete, addotte da qua, 1, 2, sotto l'addome, dai, vedete, un solo manubrio, tanta roba, forza, 1, 2, 3, moltissimo, qua, dai, 30 secondi, ce la faccio? Respira. Sentirete un bel lavoro anche sulla zona lombare, sicuramente addome forte, ma la parte lombare ti deve reggere la schiena, eh? Ah, forza, respira di nuovo, ancora, la sto finita, eh? Ah, stop, primo giro, si conclude.
1 minuto e 30 di recupero. 1 minuto e 30, come state? A partire da ora. Modifichiamo, il prossimo giro è da 50 secondi. Start. Metti ancora in grande, eccolo qua. Si parte tra 1 minuto e 25. Respirate, respirate. Mi raccomando, diamo il massimo, si riparte da squat isometrico. Ok, adesso la fatica è maggiore, però il tempo di esercizio è inferiore. Dovremmo andare leggermente, teoricamente, se ne avessimo forza infinita, più veloci, ma ciò non succederà. E piano piano, quando andremo avanti con i giri di circuito, sarà sempre peggio, anche se calo di durata. Quindi tra 30 secondi, squat isometrico, subito dopo, AOS, quindi dall'alto, fletto e distendo. Poi abbiamo le distensioni a terra. 15 secondi, salgo un po' anche col volume. 10, prepariamoci. Secondo giro tra 5, 4, 3, 2, 1, via, giù! Non ci muoviamo di un millimetro, adesso sto fermo, 50 secondi. Concentratevi sulla respirazione e sulla postura. Siamo qua. Secondi, sono passati 30, dai, resisti, metti il carico bene sul tallone, seduto dietro, non mollo, 10 secondi, dai, le ginocchia iniziano un po' a tremare, non cediamo, 4, 3, 2, 1, AOS, siamo a 104 kcal, respira, braccio in alto, via, 1, sempre 50 secondi, guardo su, mancano solo 30 secondi, dai, siamo arrivati adesso a metà, su. Sette, sei, due, uno, andiamo giù, schiena bene l'appoggio sul terreno, prendiamo i manubri, sali su col bacino, via, uno, per 50 secondi spingo, cerco di usare il più possibile il pettorale in questo esercizio, e stai anche su con il bacino, l'importante è non caricare troppo sulla zona cervicale, la carichiamo sulle scapole, ok? Quindi dovete sentire il lavoro sul collo, stesso col gluteo ma appoggiando nelle scapole, forza, dai, 10 secondi. Prossimo esercizio, non molliamo, slanci, i piedi, respira, riprendi i manubri da sotto le ginocchia, via, mi raccomando, scendiamo giù per recuperare i manubri, dopo lo stacco, anzi mezzo stacco,
Ancora 20 secondi. Dai, abbiamo superato la metà anche di questo. Quattro, tre, rematore. Pronti, eccomi. Con i manubri, schiena inclinata, gambe leggermente piegate, via. Gambe, arto inferiore piegato. Ecco l'ultimo esercizio, tosta adesso, Dai, 30. 1, 2, 3, ritmo. 4, dai! Cerca di stare attenti alle ginocchia, Anche io ogni tanto mi perdo sulla fatica. Dai, 2, 3, 10. Vai! 7, 6, 5, 4, 3, 2, Vabbè! Secondo giro, secondo round. Che si conclude. Respira e calo. Ancora 10 secondi in meno. 40, start. 1 minuto e 30. Mi recupero a partire da adesso. Dobbiamo, rinfreschiamoci, asciughiamo il nostro sudore. E se non state faticando, cambiate il carico dei manubri. Cambiate il vostro atteggiamento. Massima intensità, ok? Espira, adesso durano 40 secondi. Sono arrivato a 163 kcal in 20 minuti. E c'è anche il riscaldamento dentro. Quindi adesso il peso specifico calorico è maggiore. Si parte con lo squat isometrico tra 34 secondi, 33. Mi raccomando, tutta a testa. Diamo il massimo, va bene, nello squat isometrico. Diamo il massimo stando fermi, completamente fermi, in massima escursione. Aumento un po' il volume. E siamo pronti per il terzo giro. Pronti, 10, 9, le gambe, le cosce si fanno sentire, 3, 2, 1, giù. Quaranta secondi fermi, Resisti, resisti, le gambe tremano, resisti, provaci. Guardate come lavorano i muscoli delle cosce. Si vedono sicuramente belli contratti. Ok? Qua schiena dritta. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Manubri AOS. Braccia su. 3, 2, 1, go, 40 secondi, 1, 2, 3, 4, andiamo a terra, andiamo a fare le distensioni,
3, 2, 1, go! 1, 2, 3, su col bacino! Quanto manca? 4, 3, 2, 1. In piedi, vedete? La fatica è arrivata. Vai con gli slanci. Da sotto le ginocchia. 1. Il mattone, 4, 3, 2, 1, via. Dai, sono solo 40 secondi, altri 30. Dai, 1, 2, 1, 2. Forza, 15, 14, 2, 1. Andiamo a concludere il terzo giro, ne mancano ancora 2, 30 e 20. Ah, non ci vado più. Ecco cosa serve l'asciugamano. Bene, start. 1:30. Si riparte. Andiamo con l'acqua. Respira. Un minuto in sé. Comincia a sfarfallare. Siamo a 230 kcal standing, 26 minuti di scaldamento completo, di minore intensità, 40 secondi, diamo il massimo. Squat isometrico AOS, distensioni con i manubri in posizione a pompe, slanci e rematore. Lavoriamo su tutto il corpo assolutamente con questo allenamento, meglio di così non si può. Uomini, donne, unisex, per tutti. Quindi, 15 secondi e si parte con il quarto giro che prevede 30 secondi, 5, 4, 3, squat, 1, go! Sto giù, dai dai dai, resta, resta, non si molla, non si molla, sto bello seduto, 20, 10 secondi, 5, 4, fino all'ultimo, 1, 0, andiamo sui manubri, 5, respira, 3, 2, 1, go, 1, ah.
6, 5. Distensioni a terra. 5, 4, 3, 2, 1, via. Dai, dai, sono solo 30, 30 secondi, dai. Inch. Su, su, su col bacino, su. Su con le braccia che salgono verso il soffitto, verso il soffitto. Sempre più su. Non mollo, cioè non c'è, 10, 8, 7, 6. Spingi, 4, 3, 2, 1. Mi sollevo, slanci. 4, 3, 2, via, 1, boom. Dai, 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 non cedo neanche con la tecnica, Ti sto male. Scendo. Ultimo esercizio del quarto giro. 4, 3, rematore, 2, 1, vai. 3, vedete, un po' fatto più veloce, però poi purtroppo cedo, i muscoli iniziano a faticare. Ancora 15 secondi, metà distanza, Uno. Sentirete anche la parte alta del gluteo che brucia. 3, 2. Ottimo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posso dichiarare finito questo quarto giro, si va per l'ultimo. 20 secondi. Eccolo qua, tutto per voi, 1 minuto e 30. Si beve. Non molliamo, non molliamo questo ultimo giro. Come state? Si fatica? Si suda? Che dite? Climatizzatore acceso, non riesce a darmi sollievo per quanto riguarda il caldo provato durante l'esercizio. Respiriamo, siamo quasi a 300 kcal in 30 minuti. Di nuovo 20 secondi per esercizio e abbiamo concluso dopo questo giro. Quindi 20 secondi, 10 secondi di recupero, 20 secondi, simile al Tabata, ma non è Tabata, è il nostro circuito. Musica, 10. L'ultimo countdown verso la fine, 5, 4, 3, 2, 1, giù, 20 secondi, Rich. Yeah. 9, 8, 7, 6, 5, giù, 3, 2, 1, dai, dai. Andiamo su con i manubri, tante ripetizioni, forse 20 secondi, su, via, 1, andiamo a terra per la distensione. Su col gluteo, pronti, via, 1, 2,
dai, dai, gli ultimi, su, su, non si molla, forza. Quattro, tre, due, uno. Andiamo in piedi per gli ultimi slanci. Tre, due, uno. Ah, non è partito l'ultimo. Drammatore. 4, 3, respira. Via. Sette, otto, dodici, cinque, quattro, tre, due, uno. Oh, abbiamo concluso con questo circuito piramidale. Respira. Stiamo su, stiamo su, caldo, caldo, caldo. Precisamente per 120 kcal consumate. Ok? Era di toglierci le scarpe e di cambiare tipologia di musica. Facciamo una piccola parte di recupero. Quindi beviamo, togliamo le scarpe, togliamo le calze, stiamo a piedi nudi. Posso escludere questo? Posso escludere questo, non ci serve più, e andiamo a terra. Schiena dritta, sono seduti. Andiamo a fare questo esercizio. Andiamo verso i piedi, appoggiamo le mani dietro, portiamo il petto fuori. Inspiro e ritorno giù e espiro. Ultimo, respiro. Ok, divarichiamo leggermente lato inferiore, andiamo a trazionare, quindi primo piede verso il centro e lascio. Traziona una alla volta il piede, destro e sinistro, alternando il lato. E gli ultimi due. E stop. Portiamo lateralmente e posteriormente, incrociamo l'arto superiore, lo riportiamo di nuovo in posizione di partenza e cambiamo. Uno. E due. Posizione dello stacco lista, incrocio. E recupero un po' di mobilità. Facciamo un unico esercizio statico. Io prendo le gambe per iniziare, respiro
recupero le frequenze cardiache. Recupero un attimo, andando dietro. E ritorno fino ai piedi, se ce la fate, altrimenti rimanete sulle gambe. Pochi secondi, non devo andare a fare il massimo allungamento. Vi consiglio di seguire magari più tardi, dopo 2-3 ore, una lezione completa di stretching o farla il giorno dopo. Lascio. Passo alla posizione in ginocchio. Porto piede di forza in avanti, schiena dritta e salgo su. Piccola camminata per recuperare lo atteggiamento posturale corretto, il movimento è l'appoggio plantare e la nostra camminata. Spero che questa tipologia di allenamento vi sia piaciuta. Ci vediamo presto. Siamo arrivati, guardate, in 40 minuti in questo momento a 340 kcal spese per una persona che pesa 80 kg. Quindi vi auguro una buona giornata, un buon allenamento sempre e comunque. A presto, ciao!